eccomi tornati. Abbiamo lasciato la città di Parma in mano al Ducato di Milano. Siamo intorno al 1545, quando Alessandro Farnese crea il Ducato di Parma e Piacenza. Ma per comprendere meglio questa dinastia, dobbiamo riflettere sulle sue origini e sulle trasformazioni che portò alla città. Ma vediamo dove si è cacciato Alessandro. Doveva portarmi notizie su un importante castello della città, la Cittadella. Pronto? Ah, salve prof, salve. Sì, certo, sono sulle tracce dell'origine di Farnese. Sì, certo. Dove? Parma, ok. Dove di preciso? In Cittadella, Bastione Santa Maria. Ok, va bene. Non si preoccupi, arrivederci. Quel ragazzo è bravo, ma un po' disordinato. È già il Bastione Santa Maria. Corre un po' troppo. Non mi ha ancora fatto spiegare la storia dei Farnese. I Farnese erano una famiglia nobiliare originaria dell'Alto Lazio. Essi avevano i propri feudi vicino a Viterbo, a nord di Roma, ma, come molte altre grandi famiglie della zona, risiedevano prevalentemente a Roma, dove svolgevano importanti incarichi alla corte del Papa. Fu proprio il Papa Paolo III a dare inizio alla dinastia a Parma e a Piacenza, creando un nuovo stato, il Ducato, e lo assegnò al proprio figlio Pierluigi, primo duca di Parma, governante energico e avveduto, che seppe accattivarsi il popolo, ma si inimicò la nobiltà, che, a Piacenza, organizzò una congiura contro di lui. Il secondo duca, Ottavio, trasferì la capitale a Parma. Il terzo, Alessandro Farnese, fu un famosissimo condottiero, ma fu un duca assente, poiché trascorse quasi tutta la vita nelle Fiandre, combattendo come generale dell'esercito spagnolo durante la ribellione dei Paesi Bassi. A lui si deve, come vedremo, la costruzione a Parma della Cittadella. Dopo di lui, i Farnese governarono Parma per altri 100 anni, fino a quando, nel 1731, il duca Antonio morì, senza eredi. Allora il ducato di Parma e Piacenza passò a Don Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese, che aveva sposato il re di Spagna. Sul finire del XVI secolo, Alessandro Farnese, terzo duca di Parma, volle progettare una fortezza che avesse una funzione militare. Grande guerriero e conquistatore di castelli, egli decise una generale risistemazione delle mura cittadine. Egli sapeva che la vecchia cinta di mura non avrebbe resistito alle nuove armi che erano state messe a punto negli anni precedenti, ed in particolare ai potenti cannoni ormai in dotazione agli eserciti. Adesso sì che possiamo tornare alla cittadella, conosciuta anche come Castelnuovo, costruita per la difesa della città tra la fine del 500 e l'inizio del 600. Allora, andiamo da Alessandro al Bastione Santa Maria. Sì, prof. Qui fu costruita un'importante fortificazione che aveva lo scopo di proteggere la città dagli attacchi nemici. La cittadella di Parma fu progettata sul modello di quella di Anversa, oggi in Belgio. Essa ha la forma pentagonale ed è dotata di una possente cinta di bastioni difensivi, sui quali i soldati e i cannoni potevano agevolmente muoversi e piazzarsi per il combattimento, e da un ampio fossato. Lunghi cunicoli sotterranei la mettevano in comunicazione con la pilotta sull'altro lato della città. La costruzione della fortezza fu pagata con i fondi personali del duca Alessandro e non della città. Per i lavori vennero coinvolti i cittadini di Parma, dando loro lavoro e risolvendo in parte i tragici problemi della carestia del 1590-92. Alessandro comunicava con chiarezza dalle Fiandre in una lettera al figlio Ranuccio. Per nessun motivo i sudditi devono essere aggravati dalla costruzione della cittadella, ma il fondo deve essere pagato da noi ed è importante che gli operai siano soddisfatti.
Pur essendo stata progettata nei minimi particolari, la cittadella non venne mai utilizzata per scopi difensivi e non riuscì mai a fermare davvero gli eserciti invasori. Al contrario, venne spesso utilizzata dai vari governanti di Parma come prigione e luogo di torture. Del vecchio forte non restano ora che i due grandi portali d'ingresso, le mura bastionate, trasformate sul finire del secolo XIX in viali alberati. Perché fu costruita? Storici e architetti hanno molto discusso sull'utilità di costruire o meno le cittadelle. Nel Cinquecento alcuni facevano notare che esse, più che essere rivolte contro i nemici esterni, dovevano servire a intimorire i cittadini e la nobiltà più potente. Poi, essendo Alessandro Farnese sempre lontano da Parma, forse era meglio far sentire ai parmigiani la presenza del principe al suon di mattoni. Oggi la cittadella è diventata un parco pubblico dove al suo interno vi sono stati realizzati dei campi da calcio e da basket ed è stata divisa in una parte inferiore e superiore. La parte superiore è una zona dedicata principalmente al jogging, mentre la parte inferiore vi sono state costruite delle giostre e un parco giochi.